In visita questa mattina a Taranto, la candidata alla presidenza del Partito Democratico, Elly Schlein, che ha partecipato prima al pranzo sociale presso il ristorante Articolo 21 e successivamente al dibattito pubblico, a cui ha preso parte anche il senatore Francesco Boccia. Il nuovo PD sarà un partito aperto, inclusivo ed empatico, perché il paese sta soffrendo. Questo governo nei suoi primi mesi non solo non sta dando le risposte che servono, ma anzi sta colpendo le persone più povere, le persone più fragili. L'abbiamo visto nella manovra, sta cercando di precarizzare ulteriormente il lavoro, non abbiamo bisogno di questo. Quindi è un PD, quello che stiamo proponendo e su cui stiamo cercando di attraversare il paese, che propone di mettere al centro la lotta a ogni forma di diseguaglianza, la lotta alle povertà che sono cresciute attraverso la crisi economico-finanziaria e anche attraverso la pandemia, che rimette al centro il diritto alla casa. Ad esempio, che purtroppo se ne è parlato troppo poco in questi anni ed è un bene primario fondamentale per le famiglie e per le persone, che rimette al centro il lavoro di qualità, contrastando lo sfruttamento e il precariato che colpiscono in tutto il paese, ma colpiscono più duramente qui al sud, soprattutto i giovani e le donne. Ed è da lì che dobbiamo ripartire, da nuove direttrici di sviluppo, che vuol dire ad esempio investire nelle infrastrutture sociali, nelle infrastrutture educative, perché è un modo di in qualche modo dare una possibilità in più ai bambini e alle bambine. Lo dicono gli studi, ma è anche un modo di aiutare le famiglie a conciliare il tempo di vita e di lavoro, un modo di aiutare le donne a non subire più, diciamo, il carico di cura tutto sulle loro spalle nelle famiglie, quindi riuscire a liberarne anche il potenziale professionale, occupazionale. E poi la grande questione climatica, che è una questione che ci richiama una responsabilità verso le nuove generazioni, e lo diciamo in una città che ha sofferto e soffre ancora molto, chiaramente, su questo tema. Noi abbiamo bisogno di ritrovare un equilibrio col pianeta. L'altro giorno abbiamo incontrato le organizzazioni sindacali che sono venute a Roma a porre delle questioni molto importanti, perché da un lato io credo che sia assolutamente giusta la richiesta di cambiare la governance. C'è bisogno di una maggiore presenza maggioritaria dello Stato per mettere al centro un piano di conversione. Sono contenta che ci sia un allineamento forte, sinergico tra la Regione, il sindaco di questa città e naturalmente anche, appunto, li ho visti insieme alle organizzazioni sindacali per chiedere che si faccia giustizia per Taranto e che si possa rimettere al centro il benessere, la salute delle persone. Naturalmente qui è una questione molto complessa che riguarda anche l'indotto. So che mi sto informando, so che ci sono, diciamo, dei problemi su aziende che non vengono pagate, questo si scarica su lavoratrici e lavoratori, non dobbiamo permetterlo, bisogna sedersi al tavolo con tutti gli interlocutori, questo deve fare chi fa politica, chi governa, e cercare delle soluzioni che parlino ai bisogni di questa comunità e che facciano anche uscire da questa falsa contrapposizione tra il diritto al lavoro e il diritto a respirare un'aria che non ti faccia ammalare, il diritto a ritrovare un equilibrio con il pianeta. È una sfida complessa, ma solo a questa dobbiamo rispondere per le persone che abitano, lavorano e amano questa città. Un Partito Democratico che si dia un'identità chiara, che possa riallacciare i fili con quelle persone che non si sono più rappresentate, che hanno smesso di votarci. Questo stiamo facendo. In questo bel giro pugliese abbiamo già visto a Lecce una straordinaria accoglienza e soprattutto un ponte che si ricostruisce tra la comunità democratica e anche tanti che si erano allontanati per qualche delusione in questi anni, e addirittura si aggiunge un'altra parte che non era mai stata prima in una sede politica. Questo è un regalo, è un regalo di partecipazione, un valore aggiunto che noi vogliamo portare in questa campagna, ma come ho detto dall'inizio, io mi sono candidata per provare a portare il mio contributo insieme a tanti e tanti altri. Qualunque sia l'esito di questo congresso, noi rimarremo in questa comunità, ma siamo sicuri che sarà semplice perché noi siamo in grado di vincere questo congresso e di dare una nuova svolta di cui il Partito Democratico e il Paese hanno molto bisogno. Schlein rappresenta la più bella espressione di apertura possibile che ognuno di noi deve sostenere in questa fase storica. Penso che questo sarà davvero un congresso, forse per la prima volta nella storia del PD, aperto, con due idee alternative anche di interpretazione da sinistra della società italiana. E io sono felicissimo di aver con tantissime compagne e compagni, qui c'è Loredana, ma ce ne sono tanti altri, veramente sono centinaia e centinaia, le compagne e compagni in tutta Italia stanno sostenendo Elly. Sono contento di dare il mio contributo a questa che io penso sarà una nuova stagione per tutto il Partito Democratico. Lo si respira entrando in ogni incontro che Elly fa. Noi dobbiamo, soprattutto noi che abbiamo i capelli bianchi e che abbiamo un po' di esperienza, dobbiamo aiutarla ad aprire il PD. Dobbiamo aiutarla a far sì che accada quello che abbiamo spesso auspicato. In alcuni momenti è stato fatto, devo dire, con Veltroni, con lo stesso Prodi. Ci sono state stagioni in cui il PD si è aperto naturalmente e stagioni purtroppo segnate da tante scissioni che hanno portato il PD a chiudersi. E quindi la mia risposta è semplice. Con Elly in Puglia io penso che continui la primavera pugliese sotto forme nuove, diverse, moderne, con una nuova generazione. E in Italia può essere una rivoluzione
che mi ricorda quella gentile che noi abbiamo vissuto, ed è molto bello. Io spero che il PD pugliese faccia quello che è giusto fare in una fase come questa, si apra evitando che alcuni gruppi dirigenti lo confondano come proprietà privata, perché questa è una splendida comunità che va aperta. E quindi il consiglio che do a tutti i miei colleghi coetanei è di fare un passo indietro e di lasciare spazio ad una nuova generazione. Guardi, non è giovanilismo, è perché io penso che servano energie nuove. Poi noi possiamo mettere a disposizione l'esperienza, la competenza, anche la voglia di partecipare, di battersi, però noi abbiamo una grande responsabilità di fronte. Cioè, Giorgia Meloni, che è una leader di destra che sta guidando il paese anche per i nostri errori, perché non abbiamo messo insieme i progressisti in Italia. Quando l'abbiamo fatto abbiamo vinto le elezioni, ho guidato gli enti locali del PD per 2 anni, abbiamo vinto tutti insieme, anche con il Movimento 5 Stelle e gli altri partiti, le elezioni del 21 e del 22, abbiamo perso le politiche ed è finita Palazzo Chigi, Giorgia Meloni. Non si riparte continuando a dividerci, si riparte allargando e unendo, e io penso che Schlein sia la miglior candidata per questo tipo di obiettivi. Schlein ha detto con chiarezza cose, devo dire che io e Emiliano avevamo teorizzato anche contro il partito di Renzi, quando il partito era guidato da Renzi. La decarbonizzazione è un punto fermo, devo dire, poi portata avanti con grande forza anche da Nicola Zingaretti. Poi ad un certo punto si è interrotto un percorso, io penso che su Ilva lo Stato debba riprendere il controllo e penso che la battaglia che egli ha sempre fatto in difesa dell'ambiente debba diventare la nostra priorità assoluta, e così è, perché lo stiamo dicendo in tutta Italia, quindi a maggior ragione a Taranto.